Inaugurazione della collezione Luzzetti, 67 opere donate alla città di Grosseto dal collezionista fiorentino ma di origini grossetane, è uno dei momenti più importanti anche perché è atteso dalla città da tanti anni. Erano tantissimi anni che la città attendeva una donazione di una componente importantissima della collezione Gianfranco Luzzetti, che è ospitata per lo più a Firenze, consentendo quindi anche l'apertura di un corridoio di sviluppo culturale con la capitale mondiale della cultura, perché non soltanto le 67 opere hanno un valore filiare nei confronti appunto della considerazione di Gianfranco Luzzetti, ed è questo quello che lo ha spinto a cercare un luogo che fosse come una casa, che ospitasse le sue opere, come in un senso anche accuditivo, che per lui era fondamentale ed importantissimo. Ecco, forse è stata questa la vittoria della nostra amministrazione. Questo è un grande momento per la nostra città di Grosseto, forse il più grande momento, perché a Grosseto nasce un museo. Tanti sono stati gli attori, primo fra tutti il mio vice sindaco Luca Gresti, la Fondazione Atlante con la presidente Viola Lamioni, la Fondazione Grosseto Cultura con il presidente Tombari, la Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze, la diocesi grossetana della Curia, perché la Chiesa dei Bigi ci è stata appunto concessa in comodato gratuito. Ho voluto dargli una casa per sempre e sono sicuro che qui nel museo saranno ben accuditi e in un certo senso amati come l'ho amati io, girando tutto il mondo, in tutte le parti del mondo, sempre ho trovato il pezzo che mi andava bene e poi naturalmente portato a casa mia. A casa mia sono stati veramente amati e accuditi, e così voglio anche i grossetani abbiano questa possibilità di avere questo museo, che è un museo un po' differente dagli altri, inizialmente, perché sono esattamente dei quadri scelti col cuore, non solo per fare una pinacoteca, ma perché parlassero. E io ho avuto sempre questa sensazione, noi, di avere un linguaggio che solo noi ci capivamo, perché c'era un linguaggio che partiva dal cuore. E così voglio che anche i grossetani iniziano a avere questo. Sono state allestite seguendo il gusto del collezionista, cioè quello che ha voluto fare Gianfranco Luzzetti era ricreare un ambiente intimo, domestico, l'ambiente che lui ha a casa, un ambiente ricco di opere d'arte, di bellezza e accogliente. Che valore più o meno può essere stimabile questa collezione? Da un punto di vista assicurativo siamo sui 3 milioni di euro.